Gli anni '70 indubbiamente sono le grandi riforme istituzionali del nostro paese, anche la regione Piemonte è nata nel 1970, ma dopo le grandi. Eh, crisi petrolifere economiche del nostro territorio, sono state anche grandi rilanci sociali come anche quella cinematografica e proprio qua a Palazzo Lascaris c'è stata una scena eh, molto eh, ripetuta in, di Italian Jobs ma poi anche Torino è stata una delle quelle vetrine cinematografiche come poteva essere dei film internazionali come Profondo Rosso. Se devo evocare una memoria è quella di un brano musicale, quello dei Pink Floyd, The Wall, che era alla fine degli anni 70, eh, canzone che eh, ricordo, pur magari non capendola in quegli anni, ma eh, ho imparato a capirla dopo, perché è una canzone che ha accompagnato tanti momenti della nostra vita eh, nel mondo e soprattutto grandi momenti di libertà. Quindi le canzoni hanno una storia e durano oltre la loro stessa esistenza e possono accompagnare passaggi importanti della nostra vita. 50 anni è un bel compleanno, Beh, eh, io non lo posso ricordare perché sono del 1972, però ricordo quello che ho letto sostanzialmente che si arrivava dagli anni molto difficili, gli anni 70 erano anni difficili, si arrivava da un periodo... Particolare. Oggi anche. Arriviamo da un periodo, una primavera molto triste per la nostra regione. L'auspicio è quello di arrivare nei prossimi anni, nei prossimi mesi, a avere il trionfo che abbiamo vissuto negli anni a seguire degli anni 70. Quindi un buon compleanno alla nostra regione con un futuro prospero e sorridente. Nel regionalismo ci ho sempre creduto e ci credevo già nel 1970. Tant'è vero che nel 1970, benché poco più che ventenne, Ero eh, candidato alle elezioni regionali nella lista del PIUP. Venne eletto per la mia lista, eh, Giovanna, ed io ricordo ebbi 222 voti. 1970, l'anno di nascita della regione del Consiglio regionale, ma anche il mio anno di nascita, quindi una ricorrenza importante anche per me. Anni 70, anni di grandi riforme sociali nel nostro paese, eh, lo Statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio e soprattutto la legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. 1970 cosa mi ricorda? Mi ricorda i primi anni della mia fanciullezza, mi ricorda il primo approccio che ho avuto, ho conosciuto il mare. Io è ragazzo di campagna, di una ruralità dell'entroterra. E mentre io ragazzino conoscevo il mare, quelli un po' più grandicelli mettevano il primo passo e il primo piede sulla Luna. Quindi la Luna non era più un sogno, era una realtà. Da lì qualcuno pensò anche che si poteva fare tutto. Poi il tempo ci ha poi insegnato che proprio così non era. Quando penso agli anni 70 penso allo sviluppo tecnologico in ambito industriale, mi vengono in mente due grandi aziende piemontese, la prima la Fiat che ha iniziato la produzione di automobili anche con catene robotizzate e l'Olivetti all'avanguardia nei calcolatori elettronici e nelle macchine da scrivere elettroniche. I miei ricordi degli anni 70 sono quelli di un bambino che si affacciava al mondo, alla vita alle prime amicizie e quindi il ricordo dei primi cartoni animati a colori, le volte che si giocava a scuola con le figurine Panini e poi in vacanza con le biglie dei grandi campioni del ciclismo, Saronni, Moser e poi i grandi eventi sportivi che affascinavano tanto noi bambini, a partire dai mondiali di calcio del 1978 con quello straordinario gol di Bettega contro l'Argentina o la finale vinta in Coppa Davis dai nostri grandi campioni del tennis. Quest'anno l'8 giugno rappresenta una data molto importante per me, oltre ad essere l'anniversario del nostro Consiglio regionale rappresenta anche una, una parte di me stesso molto importante, che è il mio cinquantesimo compleanno. Io sono nato l'8 giugno, pochi minuti dopo che si è conclusa la, la campagna di votazioni del, dell'8 giugno 1970. Anni particolari per l'Italia, per il nostro Piemonte, anni difficili con l'avvento del terrorismo. Ma anni anche belli perché erano anni sicuramente dove l'economia viaggiava, dove le imprese, le aziende lavoravano, dove c'era ricchezza per tutti. Magari tornassero dal punto di vista economico questi anni. Ma sicuramente mi viene in mente, da un lato, gli attentati terroristici che hanno. Segnato quel periodo storico, e dall'altro anche però la mobilitazione sociale della società civile organizzata dalla politica, dalle istituzioni, anche dal Consiglio regionale che eh, ha saputo con, combattere questo, eh, il terrorismo e superare questo momento così buio della nostra vita. Anni 70, gli anni della TV in bianco e nero, delle puntate dei cartoni animati che non sapevi quando era la prossima. Anni anche difficili per la nostra società, ma dai quali ci siamo risollevati per fortuna. Da Torino, quale capitale dell'automobile, mi piace ricordare gli anni 70 come gli anni in cui la mitica Lancia Stratos ha conquistato tutto il mondo con le sue vittorie nel rally mondiale. Degli anni 70 una data che mi porto nel ricordo è il 9 maggio del 1978. Giorno in cui è stato trovato il cadavere senza vita di Aldo Moro, e lo stesso giorno in cui è stato ucciso dalla, per mano della mafia siciliana Peppino Impastato. Questo ci ricorda eh, due guerre che ha portato avanti lo Stato, uno contro il terrorismo politico e l'altro contro la mafia. La prima guerra, per fortuna, è stata vinta, la seconda, purtroppo, ancora no, in quanto ci sono ancora molte difficoltà a tenere la mafia eh, lontana dalle istituzioni. Ho due ricordi particolari, uno brutto, legato al rapimento dell'onorevole Aldomoro, e uno invece bello, eh, personale, legato al mio film preferito che è Grise, proprio in quegli anni è uscito e eh, ogni volta per me è una grande emozione rivederlo. Sono entrato negli anni 70 a 4 anni e li ho salutati a 14, sono stati gli anni delle scuole elementari, delle scuole medie, gli anni dei sogni, gli anni dell'affetto dei nonni, ma sono stati anche gli anni segnati dalla paura degli anni di piombo, quella pagina grigia dell'Italia per fortuna dimenticata, ma sono stati anche gli anni in cui sulla televisione in bianco e nero ho visto i primi mondiali di calcio, erano quelli del 74 a Monaco di Baviera, e ricordo il calcio sfumeggiante del Brasile di Rivelino, ma soprattutto il calcio totale dell'Olanda di Johan Cruyff, che è stato il più grande campione a cui ho visto dare un calcio al pallone. Nel 1970 avevo 5 anni e passavo le giornate a giocare a pallone in cortile con gli amici, i maglioni per terra fungevano da pali della porta e bevevamo a canna dalle fontanelle. Sognavo di essere Pietro Anastasi, il centrovanti della Juventus dell'epoca. Non sapevo che fosse il giocatore simbolo di una classe sociale che a malincuore lasciava il meridione per venire a trovare lavoro nelle fabbriche del nord. Non lo sapevo e vivevo in un cortile l'integrazione di un intero paese. Gli anni 70 rappresentano l'arrivo di Giovanni Paolo II nel cuore di tutti noi e rappresentano un momento in cui il nostro Paese viveva un grande scontro ideologico dove però le persone volevano partecipare, volevano partecipare alla vita politica e non solo e questo ci manca molto oltre al fatto che negli anni 70 esce per la prima volta Guerre Stellari che è un film che ha di fatto riempito le sale e tanta immaginazione di tanti giovani. Beh, Penso alla Diana Rossa di mio padre, penso alle cassette di Dalla, di De Gregori, ma se penso al 1970 penso subito allo Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, penso a Berlinguer che diventa segretario del PC, penso a Salvador Allende e purtroppo al colpo di Stato in Cile. Però penso al meglio dell'avanzamento delle lotte sociali e civili in Italia, penso ovviamente al divorzio, all'aborto e a tutto quello che è stata una grandissima stagione, dalla musica alla politica, di rinnovamento.